E niente, siamo in onda, nel senso che sto registrando, dopo taglio dove vogliamo noi. Registrando, Sì, ok, sì. perfetto. Silvia, Allora, chi è che è senza cuffie? Perché io sente non ho l'eco. cuffie. Io sono senza l'elettricista. Vai, le cuffie. Metti le cuffie, perché sennò dopo l'audio è pessimo, non va bene se lo mandiamo in onda. Ah, io Eh non sì, ho le no, fa l'eco da cuffie. tutte le parti. Eh Ah, sì. voi mi sentite adesso? Sì, molto bene. Io vi Mi sentite sento. meglio senza l'eco? Sì. Sì. Ma io le cuffie, che ce l'ho un paio di cuffie. Ce l'avrò un paio di cuffie qua. Cioè, Mazza, non è ho mai uscito le cuffie. che le cuffie, non sei riuscito ancora a prendere un paio di cuffie? No, ce l'ho, che non le uso mai. Non... Fate. È fatto bene, perché in Cina è inutile usare cuffie. Ti Tanto parlano tutti vicino anche urlano. senza cuffie. Sì, Appunto. esatto. È impossibile non sentirli. Ne ho un paio nuovo. Aspetta. Vediamo se funziona. Ah, perché si attacca? Non so neanche dove si attacca qua. Questo cellulare non ha cosa per attaccare le cuffie? Ah, non è il Possibile? jack, sì, è Ma è possibile. possibile. No, No. no, è possibile, con i nuovi cellulari è così. Com'è possibile? Vabbè, ma Allora, che no, cos'era? ma l'hai preso in Italia il cellulare, mica l'ha preso in Cina. No, l'ha No, l'ho preso in preso in Cina. Cina questo nuovo. Ah, è preso in Cina. Non c'avevo un vecchio cellulare che te lo sei portato da Sì, dietro, perché stai usando il cellulare cinese? ma quello lì si incastra sempre, cioè è un casino. Lo sto usando Sì. per... Per Sì, no. Ascolta, cinese. non mi senti, ma non mi senti da... No, Huawei. No, si sente bene, Cioè, è cioè, non pazzesco, sento mi sono l'eco. accorta adesso che non c'è le cuffie. Come faccio io se voglio No, noi ascoltare... ti sentiamo. Sentiamo bene, dai, possiamo No, cominciare pensavo di così. sì. Ok, cominciamo così. Sì. Allora, Allora, prima di tutto questa come dire, epidemia ha mandato un Chiacchierata, sacco di single su internet a cercare il partner, no? Quindi c'è un sacco di gente che è su, ma molta gente in realtà è su solo per chiacchierare. Perché per alla perdere fine è tempo. difficile, sì, per perdere tempo, o comunque si annoiano e quindi stanno lì, infatti alcuni vedi lì che si fanno i cazzi loro, allora che cazzo fai a cercare il partner se neanche dai retta alle persone che ti fanno salute, May, no? cerchiamo di dare una descrizione del programma che stai utilizzando, che magari il pubblico non lo sa di cosa stiamo parlando. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del grande problema dei single in Cina e soprattutto se c'è un spicco di aumento di fanno ancora più fatica a trovare a trovare un partner ideale. Da quel che capisco io sono entrambe le parti, sia maschi che femmine, hanno paura di rischiare o comunque paura di essere Ma c'è incastrati qualcuno o... vicino con te? No, non c'è nessuno vicino a me. Perché senti parlare? È il video. Sì. È il video. Adesso l'ho Ok. staccato. Esatto, fa un po' di rumore. Comunque questa cosa, ma prima di tutto mi stavo domandando, Shanqing Ho, in italiano, come lo traduci? Non c'è in Italia Shanqing. Siamo sin Incontri che cercare organizzati? partner. Sì, ci Incontri sono. organizzati? Meeting, mi No, non sembra può essere che un ci sono. meeting.
Non può essere un meeting, No, perché se è l'obiettivo è un proprio di incontro, è l'incontro. È l'incontro di due persone. incontro Sì, organizzato ma al certo. di trovare il partner ideale. Sì, ma questa traduzione fa schifo, cioè in cinese Shang-Chin, già due parole si capisce tutto. Ci si incontra per avere una vita in comune. Sì, ma io penso sia una traduzione di qualche cosa che c'è già, magari. No, no, secondo me non c'è proprio in lingua italiana È un questo termine, Shang-Chin. magari è un termine inventato, magari lì per lì suona bene, è entrato in No, circolo. Ci sta. no, non è inventato, questa è una roba che c'è da un sacco di tempo, cioè i matrimoni prima si sa che erano organizzati o comunque non i matrimoni, ma incontri tra le coppie erano più o meno organizzati da qualcuno. Poi c'è questa figura che è l'intermediaria, Meilenma, no? C'è Mei di Meiti, quello che fa quello che oggi noi chiamiamo i media, no? Attraverso i media tu conosci più cose. Questa persona che fa intermediario, attraverso questa persona tu puoi, sei in grado di incontrare più partner a seconda delle tue richieste. Infatti, questa figura prima di tutto chiede a te che tipo di persona sei, poi che tipo di persona cerchi, l'età giusta, il lavoro, carattere, eccetera, e lei si muove in base secondo le tue richieste per andare a cercare questa persona per poi presentartelo, no? Ok, Quindi questa quindi tu figura hai fatto tutta questa cosa. sì, praticamente questa figura chiunque può essere, infatti a me sotto casa quasi tutti quelli che vorrebbero, tra virgolette, aiutarmi, mi dicono ogni giorno: posso farti io da me, posso farti io da me. Una addirittura mi ha detto: sono arrabbiata con te perché tu non mi permetti di farti da me, cioè di trovare una persona a presentarmelo. Se la coppia funziona, scoppia, cioè quella Miriam si sente Vai da orgogliosa lei. di aver avuto successo. No, questi sono persone, amici, parenti, conosciuti che ti aiutano. Poi dopodiché ci sono quelle figure che lo fanno, tra virgolette, per lavoro, no? Che sono specializzate a trovare la coppia, i due partner, e farli incontrare e conoscere. E questa figura entra in gioco quando hai finito le risorse dei tuoi parenti, dei tuoi amici, perché questa persona conosce molte persone, è in grado di, come dire, interagire Soddisfare con... le tue richieste. Sì, sia le tue richieste, ma è anche una figura socialmente attiva nella società, nella comunità, no? Conosce un po' tutti, un po' tutto. Può essere quella figura che ama un po' anche il pettegolezzo, no? Perché per conoscere se in quella famiglia c'è lo scapolo, c'è la ragazza in cerca di marito, lei deve conoscere, no? Questa persona. Tutte queste famiglie, cosa fa quella famiglia? Che lavoro fa il padre e la madre, che età ha, se è un bravo ragazzo, se fuma, se beve, eccetera, eccetera. Dopodiché che è conosciuto, se c'è una ragazza che sta cercando, lei seleziona queste persone perché già conosce la famiglia più o meno, ti presenta una sorta di curriculum, dice: guarda, io ho questi quattro candidati. Secondo le tue richieste, la famiglia è stabile, hanno un lavoro, hanno una proprietà. Lui è un bravo ragazzo, non beve, non fuma, è studioso, eccetera, eccetera. Quando vuoi possiamo organizzarci un incontro, no? Questa figura per sapere queste cose ovviamente deve avere una buona conoscenza, come dire, della società che ha intorno, giusto? Infatti a me non so Penso come ha di fatto norma sono anche le persone della zona, sono tutte signore sì, della zona che fanno sì, queste cose. Non è ma che quello che sono, conoscono. cioè, persone No, totalmente estranee. non Conoscono un sono po' tutti estranei. perché si fanno. Sono comunque Sì, persone che infatti fanno, a parte che fanno. è una figura che vive all'interno della comunità e conosce bene, però lei fa questo lavoro perché infatti se in una famiglia c'è una ragazza o un ragazzo che non trova il padre dopo tutti gli impegni, l'aiuto dei parenti, degli amici, allora va, si rivolge a questa figura e dice: senti, hai qualcuno da presentare a mia figlia o mio figlio? No, perché
non ne troviamo una giusta per lui, quindi magari lei, essendo esperta, è in grado di individuare, secondo le esigenze del candidato, la figura giusta, e quindi si attiva. Io ancora non ho capito questa figura come ha fatto ad intercettare me, che tutti i giorni viene a cercarmi, ma a dire guarda, si sarà persa la voce, sai? Ovvio. Si sarà persa la voce, ma dato che in Cina le signore sono tutte pettegole, i cavoli sua non se le fanno mai, avrà detto no, guarda, ce n'è uno che sta cercando. Infatti il nostro telegiornale sono gli anziani che si siedono davanti al portone e chiacchierano, cioè io le informazioni ma perché le non sanno tutto da fare, non lavorano, e quindi che fanno? Sì, e passano informazioni. Sono molto aggiornati. Sono aggiornati, sì. Per forza. È come il bar in Italia. Non parlano d'altro, dei calzi degli altri. Ah, vabbè, ma fino adesso quante te ne hanno presentate? Facci sapere quante te ne hanno presentate fino adesso. Hai fatto una specie di scheda di tuoi presentati? Te gli hai dato le tue preferenziali, poi? Al momento ho fatto solo le foto, perché io ho chiesto che mi trovassero uno che non fuma, non beve e non gioca d'azzardo. Ho detto in Cina sarà dura, soprattutto se vai. Ho detto non me ne troveranno neanche uno, no? Con la serata. Meno male gli hai detto uno che mangia poco, una volta sola. Una volta solo al giorno, no? E bello che invece consuma no, poco. Ce ne sono diversi, no? E non è neanche facile trovare, però riescono a scovarli. Dunque, me ne hanno presentati 5 o 6 fisicamente, poi 3 o 4 tramite WeChat perché erano in Italia. E ho detto, scusa, ma se lui è in Italia, io sono qua, con cacchio facciamo a conoscerci, me lo dici? No? Poi WeChat. Ma tanto tu, lui WeChat, sì, infatti dall'Italia mi hanno chiamato, una chiamata. Io ho detto, senti, ma tu sei in Italia e dove sei? Sì, a Milano. Ma hai intenzione di venire in Cina? No. Vabbè, io non ho intenzione di tornare in Italia, quindi mi sa che io e te non ce la possiamo fare. Questo era il primo. Praticamente ho dei incontri fisici, vedo personalmente la persona, oppure dei contatti indiretti attraverso i mezzi come WeChat, o come i siti, no? Quindi però sono tutte persone, come dire, potenzialmente possibili candidati come futuri mariti, no? Anche perché li selezionano in base alla mia richiesta. Certo, solo non fumano, dopo... non giocano d'azzardo. Ha già fatto un bel filtro. Sì, ma comunque... No, vabbè, ma potevi dire anche laureato possibilmente, così magari filtrava ancora di più. Sai, più richieste hai, più filtrano, così diventano più professionisti. Sì, ma infatti all'inizio non avevo dato per scontato il titolo di studio e non gliel'ho detto. Infatti mi hanno trovato più che altro quelli che hanno un lavoro fisso, che hanno anche un'attività, un imprenditore, un negozio, o comunque hanno un lavoro fisso. Dopodiché ha detto, sì, ci ho parlato con questa persona, ma mi sa che io e lui non abbiamo tante cose in comune da dirci, perché non è per cattiveria, ma io ho una formazione diversa, lui non ha tanti argomenti da propormi, per cui non avendo, come dire, argomenti in comune, non ce la possiamo fare, no? E quindi hanno iniziato a cercare qualcuno che avesse un po' di cultura, pure quello, no? E io ho detto, qua non lo troveranno mai. No, me ne hanno trovate altri quattro. Uno che fa il farmacista, no? Uno che lavora nel comune, come tipo, non agente di polizia, però un impiegato di comune qua. Tra l'altro uno statale, no, quindi un po' di istruzione ce l'ha, giustamente, no? Tra l'altro che capisce anche un po' di italiano, detto, vigo, quindi posso anche comunicargli qualche parola in italiano, no? Vabbè, che ci fai? A me, come dire, poter parlare un po' in italiano con l'altra persona con quale devo stare mi fa anche piacere, no? Oltre che parlare il cinese. Non mi sembra fare una relazione sempre a metà. Cioè,
Comunque, e quindi ho perso il conteggio. Sì, ho perso decisamente il conteggio. No, diciamo che sta filtrando bene le tue richieste, quindi si sta alzando il livello della tua richiesta, siamo arrivati ai statali, quindi diplomati, laureati, insomma, oltre che essere imprenditori. Laureati non ancora, i laureati devono andare nelle grandi città, perché qua i laureati è difficile. Ah, ecco, mi hanno anche presentato uno alla banca, che io sono andata lì a fare una commissione. E mentre si aspettava il mio turno, no? Mi ha chiesto un po' di cose, tra l'altro mi dice: ma è tuo marito? Io non ho il marito, non sono neanche sposata. Non sei sposata? Ah, ma dai, allora, senti, mi dai il tuo WeChat? Perché ti devo dare il mio WeChat? Ti vuole aiutare? Mi ha chiesto il permesso, me l'ha aggiunto, sì. Era curioso. Poi ha detto, no, guarda, secondo me è un po' difficile, no? Perché... io ho una formazione diversa dalla tua. No, davvero, sei pure istruita, sei pure laureata, mi figo, dammi il tuo WeChat. Infatti lui adesso segue come dire, tutti i miei aggiornamenti WeChat. Ieri sono andata in banca a fare le mie commissioni, io manco l'ho riconosciuto, perché si porta le mascherine, no, quando si va in banca ancora. E lui mi fa, ho visto che... ti diverti molto, fai un sacco di cose. Io guardo e dico, ah, sei tu, scusa, non ti avevo riconosciuto. Qui la gente veramente si fa gli affari tuoi senza tanti complimenti. Ma a parte tutte queste presentazioni, come l'età media, l'età tua, come siamo messi con l'età? Cioè, nel senso, gli hai dato dei parametri? Siamo dai, io ho chiesto dai 35 ai 45. Mi hanno presentato 35-45 come fascia media di età, fascia media. Ok, di età. Comunque mi hanno presentati dai 37 ai 42 per adesso. Buono. Ma sono tutti single per scelta, oppure separati, scusami, perché è difficile arrivare a 37 anni ancora single. Nel senso, allora, tutto, che non si è mai sposato, mi sembra strano. No, ce n'è uno che è farmacista, che è arrivato a 46 anni, cioè lui ha appunto sforato un po' l'età, 46 anni, ed è single. Non si è mai sposato, single. Insomma. Mai sposato. Gli altri invece? Gli altri, ce n'è uno che era sposato, ma non ha figli, è divorzato da 10 anni. Poi gli altri sono sposati, hanno un figlio o una figlia, che generalmente stanno con lei, cioè con l'ex moglie, no? Quindi questi uomini si vivono anche molto liberi. E raramente dopo il divorzio gli uomini si, come dire, si tengono la figlia presso di sé, no? A meno che non sono già grandi, sì, autonomi. Generalmente stanno con la madre. Però ci sono anche casi certi, come ti dicevo, ne ho conosciuto uno che invece si era separato perché la moglie la tradiva e in più non curava molto i suoi figli, quindi i due figli stanno con lui e lui sta cercando una moglie e naturalmente la moglie si deve ciucciare. Che fa da mamma. Sì, i due figli. Ma tra l'altro il bambino di 6 anni era carinissimo, sveglio, insomma, vabbè. Bambini, 6 anni sono tutti carini e svegli, basta. E l'altro era adolescente. E lui è un bravo ragazzo, cioè è un bravo ragazzo. Solo che ha detto, due figli, mi scusa, ma per me è un po' dura, no? Improvvisamente avere due figliastri. Quindi cerchiamo di essere no, amici. Vabbè, no? Ma mica... no, vabbè, ma mica devi... Di norma quando si sposa una seconda volta non è che deve fare mamma H24 in modo così. Di norma non ti riconoscono come zia. Sì. No, vabbè, però comunque alcuni compiti li devi fare, no? Nel senso lavare, cucinare. Sì, per dare una mano. No, tu lavi sì, cucini per 3 persone, non per 2 persone, no? E vabbè, sì, metti un po' di pasta in più, che te frega. Un po' di riso. Ma scusa, in cucina dicono sempre
Una persona in più, una persona in meno e una ciotola di riso in più, un paio di bacchette in più. E tanto quello no, sono. Come in Italia. Di riso in più, dicono solo semplice un paio di bacchette in più e basta. Un paio di bacchette in appunto, più non ci vuole il riso niente, ci sta, perché, tanto. Perché di solito, sì, il riso ci sta, i piatti sono comunque cucinati in comune, non è che ognuno c'ha il suo piatto, no? Quindi basta un paio di bacchette, aggiungi e tu mangi. Ah, voglio dire, i piatti sono sì. Lì. No, ma infatti. No, comunque, no, ma poi i bambini in Cina vanno anche a scuola, sì. Mangiano a scuola a pomeriggio, ci stanno solo la sera. Sì. Comunque l'altra cosa è che queste persone che cercano moglie vanno direttamente al sodo. Non vogliono perdere tempo, perché tipo questo qua gli ha detto, senti, facciamo così, adesso due figli per me è un po' dura, proviamo a essere amici, no? Ah no, io non ho tempo per fare amicizia, io cerco una moglie, quindi se per te non vado bene, ciao ciao. Ciao. E sono rimasta lì di sasso, ma come, scusa? Sono venuti qui a conoscerti, neanche il tempo di fare una passeggiata, solo perché... Solo di norma detto... i cinesi non vogliono perdere tempo, perché per loro è perdere tempo. È perdere soldi, sì, perdere loro tempo. Dicono, cioè, loro dicono, sì. Io devo perdere tempo e fatica, cioè non siamo più all'adolescenza oppure fase di innamoramento, io non mi devo innamorare di te, mi deve andare bene quello che tu devi fare. A questa età dicono io ho altre cose da fare, quindi non ho tempo da perdere, soprattutto se il mio obiettivo è cercare moglie, perché mai devo fare amicizia con te? Quindi o mi dici che hai un interesse verso di me, allora ci proviamo, usciamo, o se tu mi dici vuoi fare solo amicizia, no, mi spiace, ciao ciao, devo tornare al lavoro. E quindi mi ha abbandonata lì e se n'è andata al lavoro. E dico, vabbè, scusa, facciamo così. Mi ha offerto una pizza che con una pizza tipo con la mozzarella sopra, non so come, vabbè, è stato comunque carino, era una brava persona, cioè è una brava persona, però non era la persona che dicevo col quale direttamente si guardava, secondo me io e te possiamo provarci, no, cioè, mi sembri simpatico e magari come amico mi va anche bene, però lui non aveva questi obiettivi. Non lui, ha generalmente tempo uomini... No, non ha tempo per fare amicizia. Lui ha due figli da crescere, ha un lavoro da fare. E... Anche perché è divorziato da pochissimo, però vuole già cercare una moglie. Ha bisogno di una moglie. Secondo me gli serve una moglie per i figli, non gli serve una moglie per lui. Sì, appunto, te lo dico io. Per quello che gli ho detto, senti, due figli per me è un po' dura riuscire ad accettarle immediatamente. Comunque, no, ma secondo me gli serve una mamma. Sì, sì. No, comunque c'era rimasto un po' male, perché comunque lui ci aveva sperato. Io ho detto, guarda, sono onesta con te. Ma scusa. Ma non è che sia molto appetibile uno che ti dice così veramente. Che cosa, cioè, ma se questo cretino fosse una donna e un uomo gli dice così, cioè, a lui viene la voglia di sposarsela, non ho capito, ma cioè, che pretese c'ha? Non ho capito. Sì, cioè, non è che sei l'unico l'uomo della Cina che fa la moglie un po' alla volta, usciamo un attimo, conosciamoci, no? Mi sembri un bravo ragazzo, ma non posso dirti sull'immediato che secondo me io e te possiamo farcela e quindi andiamo pure verso obiettivo matrimonio. No, ho bisogno di un periodo, di un momento di conoscenza, no? Non chiedo mica tanto. No, no, guarda, mi dispiace molto, io devo tornare al lavoro. Ma scusa, poco fa mi hai detto che non è un problema per te prendere una giornata libera, adesso invece sei pieno di impegni e devi scappare. Com'è questa storia? Lo vuoi conoscere o no, una futura moglie? Per conoscere una futura moglie deve avere tempo, no? Cioè, non c'hanno tempo, non c'hanno tempo. Non c'hanno tempo. Immediatamente. È come dire... Infatti dicono che questa cosa del Shanqin, no? È come proprio andare al mercato e comprare la verdura. Tu vuoi il cavolo? Vai, prendi e compri. Non devi stare lì a pensare tanto. Noi broccoli, io sinceramente compri, basta. Io con i ragazzi cinesi ho avuto sempre un
cattivo esperienza, delle cattive esperienze, quindi neanche ci penso. È l'ultimo dei miei problemi, ragazzi cinesi. Non mi piace proprio. Quindi un non po' questo mercato, mercato matrimoniale che comunque è veramente vastissimo. Tipo a Hangzhou, a Shanghai, ho visto dei servizi, no? Dove il sabato e la domenica come si chiamano? Nei parchi ci sono una marea di genitori, mamme e papà che vanno in giro con soci di curriculum vitae dei propri figli, no? Anche le foto ci mettono. Come dire, sì, anche la foto, poi ce ne sono alcuni veramente fighi di ragazzi, anche delle ragazze bellissime, no? Che uno guarda e dice, ma scusa, una ragazza così bella non ha ancora trovato un partner, come cacchio è possibile? Però a fianco c'è il padre o la madre. No, che sono i genitori che non lo sanno. Sì, no, secondo me sono i genitori che non lo sanno. Sì, ma anche a volte sono i genitori che sono esigenti, magari tu hai trovato il tuo partner che ti piace a te, ma magari a mamma o papà non piace, e lì, capisci? Quindi non lo dice ai genitori finché, e se tu non lo dici ai genitori, il genitore pensa che tu sei single, e quindi si attivano per trovarti un partner, cioè un marito, una moglie. E comunque in questi parchi, pieno di sicuri, non trovi un ramo che non sia più libero, cioè ovunque viene attaccato questi curriculum per cercare marito e moglie, no? Vabbè, ci sono anche delle agenzie, ci sono proprio delle agenzie che organizzano dei incontri, ma quello mi sembra che sia un po' più per i giovani, tra i 20 e 30 anni, perché poi organizzano anche tipo dei giochini tra coppie, no? Per vedere che nasce ma... Sì, ma in Cina c'è tutto un giro di business dietro a queste cose, perché comunque c'è un mercato, è come quelli là. Cioè, nel senso che nessuno, più che per i soldi, loro lo fanno per una cosa che dicono, tanto ti devi sposare in qualche modo, o che te lo trovo io, che te lo trovi da solo, in qualche modo devi sposare. Quindi non danno per scontato e dicono, te non c'hai tempo, non c'hai occhio, non c'hai esperienze, allora lo deve fare qualcuno con più esperienze, magari c'ha più occhio, in base alle tue esigenze riesci a trovarti la persona giusta, che si avvicina più o meno alle tue richieste. Deve essere la persona che ti conosce meglio. Chi ti conosce meglio di tua mamma, di tuo papà? Cioè nessuno, no? Quindi conoscendoti meglio sai esattamente il tipo di persona che va bene a te, no? Senza... Tanto se devi presentare il tuo curriculum, voglio dire. Comunque questa roba di fencing è una sorta di trappola a volte per i figli, no? Perché ne è capitato uno che mi ha detto, guarda, c'è questo ragazzo qua che è bravo, non fuma, non beve, lavora sodo, i genitori hanno già una casa, cioè tutte le qualità che pensano che io possa accettare, no? Vuoi andare a conoscerlo? Uh-huh. Diciamo, perché ci devo andare io? Non può venire lui. No, lui non può muoversi dal negozio. Ah, non può muoversi dal negozio. Devo andarci io, vabbè, ci vado io, ci odio. Mi sono detto, ma visto che mi approfitto per uscire per prendere una boccata d'aria e vedere un po' in giro, no? Quindi sono andata lì e durante il viaggio ho chiesto quest'altra mia zia che mi ha fatto da intermediaria, no? Perché è lei che fa l'intermediaria, da Melen, e gli ho chiesto, ma così, giusto, ma lui quanti anni ha? Cosa fa? È stato sposato? No, non è sposato. Perché non è sposato? Perché in passato ha conosciuto delle ragazze, non è andato bene, quindi da allora un po' faccio, ok, vabbè, ma lui lo sa che io sto arrivando, no? Sì, lo sa. Ah, ok, vabbè, lo sa. Che fanno che io arrivo lì? Vai a cercare quella strada di dove si trova. A un certo punto arrivi lì, lavorasi in un negozio, ma è tipo, come si chiamano quei negozi dove ti vendono di tutto, no? Dalla cartoleria, ai giocattoli, queste cose qui, affollati, no? Casalinghi. E lui dov'è? E lui si trova là in mezzo, seduto, in mezzo a tutta sta roba, che non lo distingui neanche più.
alla fine praticamente è venuta la madre a chiamarmi, no, è uscita la madre a conoscermi. Ho conosciuto prima la madre, poi ho detto, ma sto ragazzo dove sta? Quando diceva, non lo so, adesso glielo devo dire un attimo. Come glielo devi dire un attimo? Scusa, non lo sa, credo che stavo arrivando. La sorpresa, incontro. No, veramente no. Era una trappola di sua madre con questo viaggio che hanno organizzato, no? Mi hanno portata fin lì, ma lui non aveva nessuna intenzione di conoscere nessuna ragazza. Infatti, fino a, mi hanno detto che in passato gli avevano già presenza delle ragazze, lui non le sono piaciute. Si è rifiutato di conoscere altre ragazze, no? Quindi mi sono sentita presa un po' per il fondo schiena e dico... È una figura di M alla grande, perché poi sembra alla fine che io sono talmente disperata che vado a cercare uno che neanche vuole, no, conoscere una ragazza. Alla fine non ha alzato neanche lo sguardo dal suo cellulare, cioè io ero lì davanti a lui e lui era continuo lì che guardava sul cellulare, non il cellulare per solito, e c'era la madre lì a fianco, gli diceva, ma ragazzo mio, alzati, presentati. Vedi che c'è una bella ragazza, altro ti prendeva, e lui più la madre insisteva, lui più si fissava sul cellulare, mi faceva pena. Ma secondo me questi genitori dovrebbero farsi un paio di cavoletti suoi. Sì, infatti, oppure mandare i figli fuori in vacanza, così perlomeno voglio dire che... Infatti, in vacanza, c'hanno le loro conoscenze, ma figurati se nel 2020 non conoscono gente, non stanno tutto il tempo a casa, per social non conosce nessuna ragazza, dai. Solo che i genitori vogliono comunque di determinate caratteristiche, e loro poi si impuntano. No, infatti a quanto pare io piaccio alle mamme, capito? Da quel che capisco io. Non direttamente. Non è una bella cosa, però il fatto che piace alle mamme. C'è una brava ragazza. Non è una bella cosa piacere alle mamme, devi piacere. Ho capito, ma le brave ragazze non piacciono ai ragazzi. È vero, anche quello. E le brave ragazze non piacciono ai ragazzi. Infatti piacciono alle mamme, piacciono alle suocere. Perché se piace alle mamme non piacerei al ragazzo, se piace al ragazzo non piace alla suocera. Sì, infatti ho visto che comunque questa esperienza mi ha fatto capire che questa roba di Shang-Chi in effetti è proprio una roba tradizionale della vecchia generazione. La nuova generazione fa fatica ad accettare questo modo di conoscere, incontrare. Di approccio. Lo fa solo quando è costretto, sì. Tipo quando uno deve tornare per le vacanze, per il Capodanno, allora i genitori iniziano a chiederti, ma ce l'abbiamo noi l'amoroso, l'amorosa? Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo... Se non ce l'hai te la presento io. E allora, finché fai il Capodanno, due settimane te ne vai, se ti salvi. Ma se poi fai due settimane di Capodanno e poi rimani fregata perché c'è la quarantena da fare i due mesi, allora sei fottuto. Vabbè, speriamo che non ci sia andata quarantena da 3 mesi, perché sennò è da spararsi. Più che altro perché si accoppiano anche se non vogliono e ci saranno un sacco di figli non riconosciuti. Quello è il problema. È bello che ti ritrovi risposato e non sai neanche il perché, come, quando, con chi, perché per quale, una roba infatti di una fretta pazzesca. Cioè l'altro giorno mi hanno detto no, non presentiamo più nessuno perché quello che ha incontrato ieri ha già deciso di la data di matrimonio. E cosa? Quando, come, perché? Ma io neanche lo sapevo che hanno già deciso. Hanno deciso che cosa poi? No, hanno deciso perché la madre è d'accordo, manco l'ho vista la madre. D'accordo su che cosa? Poi sento lui e gli faccio, senti, ma mi hanno detto che devo andare a casa a conoscere i tuoi. Ma è vero, lui fa, non ne so nulla. Anche lui non ne sapeva nulla. Decidono tutti i genitori, cioè decidono tutti i genitori praticamente. Sì, io faccio, senti, fammi un piacere. Chiedi bene sta cosa, perché io non ho intenzione di muovermi, per cui vedi di... Più che altro l'ho fatto per evitare poi di fare brutta figura, fare brutta figura a mia zia, no? Sennò poi sembro io la maleducata che non si presenta, no? No, chiedi bene, perché io e te
Sì, ci siamo visti, ma non abbiamo neanche cominciato. Come si fa a parlare di matrimonio? Dai, scusa, calmo. Infatti lui dice, d'accordo, sì, no. Sì, bisogna fare una cosa. Sì, ma comunque in Cina c'è un approccio molto strano, anche il fatto stesso che tu quando fai questi incontri... Molto concreto. No, ma più che concreto, perché loro dicono, scusami, se uno l'approccio fosse così immediato, uno si incontra col primo che ti presenti, va bene, ok, ci sposiamo. Cioè, voglio dire, a questo punto, perché loro, questi incontri sono fatti per trovare marito e moglie. Per il matrimonio, per formare la coppia, per formare la famiglia. Sì, per formare la coppia, per la famiglia. Sì. Quindi dicono che il tempo che tu devi conoscere, lo conosci dopo, non prima del matrimonio, dopo il matrimonio lo devi conoscere. È proprio l'approccio che è differente. È troppo tradizionale, come succedeva nel dopoguerra. Si conoscevano dopo. Una cosa di 50 anni fa. Eh sì, perché non c'avevano tempo per i problemi della guerra e della fame, non perché non c'avevano tempo. Sì. I miei genitori si sono conosciuti, non è che hanno avuto tempo di fare fidanzamento, tutto quanto, però pure mia madre era promessa a un vicino di casa dai genitori, capito? Sì. Però col fatto che mia madre è entrata a lavorare a 18 anni e alla fine ha conosciuto mio padre, tutte e due nello stesso posto di lavoro. Però io vedo molte persone che tutta la generazione dei nostri genitori comunque sono presentati. Vabbè, sì, all'epoca si pensava di riuscire a trovare qualcuno e mettere su famiglia, era già tanto, già andava bene. Ma scusa, ma i vostri genitori si sono conosciuti da solo presentati? I miei, da quel che so io, sono stati presentati, anche perché mia madre è dello Yunnan, mio padre è dello Zhejiang. Ammazza, proprio lontano. Sì, invece tra l'altro... I miei, mio padre ha avuto il contatto da mia nonna tramite amici e famiglia ed è andato a Shanghai a presentarsi in questa casa dove c'erano tre ragazze celibi. E ha preso quella di mezzo, che è mia madre. Avrò tre scelte, di origine cinzianese. Fortunato, ma poteva scegliere, sì, no. All'epoca sì. Per i maschi è differente, per i maschi è differente la presentazione, sono le donne che quando vengono presentate in un certo modo, ma gli uomini sono tutt'altro, gli danno il book agli uomini, direttamente dal catalogo, è differente. A noi non ci danno il catalogo, quindi ai uomini hanno sempre prendi dato il catalogo. Mi ricordo mio zio, gli hanno dato... No, non è che ti prendi quello che c'è, che loro sostanzialmente, quelle che fanno intermediari, sanno più o meno che c'è questo che cerca moglie. Ebbene, scelgono tre ragazze, una di un modo, una di un altro, e dicono, bene, c'è tre gusti diversi, una... riuscirai a prenderla, capito? Fanno questa cosa che, cioè, non devono essere simili, devono essere diversi, proprio perché la persona che tu hai davanti non sai com'è. Quindi alla fine ci azzeccano, ti danno tre possibilità, opzione A, B e C, capito? Quindi non è possibile che non gusto ti può cioccolato, piacere limone con limone oppure amaro caffè, non so, che gusto vuoi? Capito, quindi alla fine per gli uomini è più facile, perché io ho visto tutti i miei amici maschi che sono andati in Cina, anche per le donne, sono riusciti a anche sposarsi per anche per le donne invece le finché tu non vanno dici... in Cina è differente, ma però anche per la donna finché tu non dici sì, loro continuano a presentartelo, ti danno un catalogo uno alla volta, cioè non ti danno scegliere ma non te ne danno, te ne non ti danno scegliere, sai perché? Perché è differente, nel senso che se l'uomo può scegliere è perché comunque se lo può permettere, invece alla donna non gli danno questa possibilità. In teoria dovrebbe essere la stessa, perché scusami, che cosa cambia? Se io sono donna e te c'è più di un ragazzo scapolo, che ti serve a dirmi guarda questo è un modo, questo è un altro, questo è un altro, e io tra questi scelgo quella che è meglio, quell'altra automaticamente mi viene scartato, cioè voglio dire è inutile perdere tempo, questi non vogliono perdere tempo, mi fai perdere tempo,
Cioè, scusa, i ragazzi non vogliono perdere tempo con le donne, devo perdere io tempo con voi a vedere tutti. Ma perché? Già, bella domanda. Vabbè, comunque, abbiamo fatto i 40 minuti. Possiamo staccare, uè? Voglio staccare? Abbiamo introdotto questa... No, sì, abbiamo introdotto questa idea del Shang-Ching, cioè che bisogna trovare un modo di tradurre in italiano in un modo un po' più pratico, secondo me, e dato un'idea generale di cosa succede, secondo me bisognerebbe scalare, trovare un argomento alla volta su cui focalizzarsi, altrimenti ci si perde troppo. Assolutamente, no? Assolutamente. Hai già in mente un argomento per la prossima puntata? Fammici pensare, ma volevo capire prima di come dire, di arrivare alla storia moderna di Shang-Chi, in passato le ragazze come la vivevano questa cosa qua. Cioè, e questo si può capire solo attraverso o i racconti di chi l'ha vissuto o comunque attraverso i film, specie, genere, documentario o comunque quelle che ti ambientano nel passato. Ne ho visti qualcuno sul tema moglie o fidanzata o roba del genere, per farti capire in che modo funzionava, come dire, i matrimoni, però soprattutto a livello locale, nei paesini, più che nelle grandi città. Okay. E allora capire come mai la donna non... Comunque io penso con questa cosa del... Non... Pure, molto Silvia. Spesso la donna non ha voce nella scelta. Non ha voce in capitolo nella scelta. Cioè lo decidono quelle le persone che stanno intorno a te. Sì, ma... questa cosa è una cosa un po' tipica di tutta dell'Asia, mi sa, perché anche in Giappone non è che sono molto avanti rispetto a noi. Insomma, anche là si sposa, no, vabbè, presto. Qui si parla un po' di letteratura, perché comunque sono sempre genitori. Le ragazze giovani sono molto dinamiche, soprattutto le donne cinesi sono molto in gamba, infatti molti single donne nelle grandi città sono single perché sono in gamba, sono professioniste, sono lavoratrici, sono imprenditrici, sono diplomate, laureate, e non riescono a trovare il partner giusto perché quelli che hanno a fianco come uomini sono tutti di livello più basso di loro, se non per istruzione, se non per guadagno, eccetera eccetera, e molti dicono: se non trovo uno a mio pari livello oppure più alto di me, io piuttosto rimango single. Infatti questo è un grande problema delle grandi città. Infatti c'è una gara all'università, cercano di fidanzarsi prima di laurearsi. Io direi che possiamo fare una puntata sul vedere la prospettiva delle donne e la volta successiva vedere la prospettiva da parte degli uomini. Perché anche gli uomini hanno i loro problemi, non sono solo le donne. Allora cerchiamo di ruotare un po' di ospiti, anche tra quattro. Il problema è perché hanno le mamme. Ma le mamme chi sono? Sono donne. Quindi il problema ritorna, la palla ritorna a noi, Silvia. Perché le mamme sono donne, no? Quindi dobbiamo farci due riflessioni. Sì. Okay. Allora preparami qualche documento. Anzi, sono più di generazioni differenti. May. Qualche documento, ci penso. Se hai qualche film, mi mandi i link prima e così li faccio vedere durante il video. Sì, quelli che ho. A proposito, May, dato che sei in Cile, riesci a fare anche una statistica, cioè più che statistica, vedere un attimo in quante coppie la fascia di età dei loro matrimoni e insomma se sono combinate o no. E quanti separazioni ci sono pur essere combinati? Perché questo è carino, nel senso, se uno dimostra dicendo bene, il matrimonio combinato funziona bene, allora c'è un perché di questo Shang-Chi. Perché funziona. Shang-Chi. Ma se le percentuali non funzionano, allora perché, perché continuare a fare questa cosa? Sì, perché cioè, nelle grandi città non ci sono più.
Devo capire se si trova, se però nelle piccole realtà come genere. Anche i cinesi qua Non so se esiste una statistica del genere. No, ma più che statistica, sai? Anche chiedere in giro. Sì, allora, ma questo me ne, so, allora, me ne sono già fatto non esiste, idea. Però alle persone... No. Alle persone... Sì, no. Me ne sono già alle persone che ti hanno presentato, tu gli dici, ma te, la tua ex è presentata o l'hai conosciuta? Sicuro sì, si fa sì. Già un'idea a no. Livello... Sì, mi so... No, questa parte qua l'ho già chiesto, me ne sono già fatta un'idea più o meno. Quindi sì, può essere un argomento. Ah, ok. Va bene, dai, approfondiamo la prossima puntata. Sì. Va bene, dai. Vai. Ok. Ok. Va bene. Ciao. Sentiamo bene. Il pubblico. Ciao. Ciao, ciao. Vai. Ciao, May. Buonanotte. Ciao.